Buonasera e ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine di questa 16ª edizione di Lector in Fabula. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato in porto anche questa edizione e non potevamo che chiudere in bellezza, così come ci accingiamo a fare, perché il tema che affronteremo questa sera con gli ospiti che vi vado a presentare è un tema importante che ci riguarda tutti, ci riguarda da vicino, perché è quello che riguarda il futuro delle parole, quindi il futuro di come noi ci approcciamo l'uno all'altro e di come ci spieghiamo. Ospiti graditissimi della Fondazione di Vagno e quindi Lector in Fabula, lo scrittore e conduttore su Radio 3 della trasmissione La Lingua Batte, Paolo Di Paolo. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. E lo scrittore Gianrico Carofiglio. Buonasera e benvenuto anche a lei, Carofiglio. Buonasera a tutti. Allora, Paolo Di Paolo è di casa a Conversano e a Lector in Fabula, conduce spesso, quando nelle scorse edizioni, anche delle iniziative. Gianrico Carofiglio, diciamo, è vicino a Conversano, nel senso che la sua provenienza pugliese lo fa nostro vicino, nostro conterraneo. Questa sera con entrambi parleremo appunto del futuro delle parole. Lo faremo partendo dall'ultimo libro di Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose. Conosciamo Carofiglio per i suoi interventi sempre puntuali che misurano le parole, e diciamo è sempre molto attento nell'utilizzarle. Se lei è d'accordo, caro figlio, però io inizierei da un altro suo libro che mi è molto caro, che si intitola Con parole precise, breviario di scrittura civile, e le voglio leggere due righe di questo libro che mi colpì molto all'epoca. Lei scrive: le società nelle quali prevalgono le asserzioni vuote di significato sono in cattiva salute. In esse, alla perdita di senso dei discorsi, consegue una pericolosa caduta di legittimazione delle istituzioni. Occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non è dunque un lusso da intellettuali o un esercizio da accademici, è un dovere cruciale dell'etica civile. Io la vedo quasi come una specie di introduzione a questo suo nuovo libro. È d'accordo? Sono completamente d'accordo. Se volessi, diciamo, rispettare in pieno il principio di sobrietà, dovrei dire sono d'accordo, punto. Ma diciamo, siccome stiamo conversando davanti a un pubblico, direi due parole in più proprio sull'ultima frase, perché spesso capita, intervenendo ai dibattiti, quelli in presenza, quelli come quello che stiamo facendo adesso, oppure in televisione, spesso capita, dicevo, quando si sostiene la fondamentale importanza di questo tema, della precisione del linguaggio per la qualità della vita democratica, che qualcuno ti guardi con un'aria leggermente perplessa, del tipo, vabbè, sì, sono cose interessanti, però poi quello che conta è la sostanza delle azioni, quello che conta sono i contenuti. C'è un formidabile equivoco alla base di questo atteggiamento, che sia esplicito, raramente, perché nessuno ha il coraggio di dirlo, e che sia invece implicito, cioè una sorta di riserva mentale rispetto all'importanza strategica di questo tema. Dicevo, c'è un fondamentale fraintendimento alla base di questo atteggiamento, e cioè che nel mondo delle relazioni fra gli uomini, nel mondo quindi della politica, oltre che in altri analoghi segmenti, il contenuto possa essere indipendente dal contenitore. E già gli stessi concetti di contenuto e contenitore in realtà a stretto rigore sono sbagliati, perché noi abbiamo delle idee nella misura in cui abbiamo delle parole per dirle, noi abbiamo dei valori nella misura in cui abbiamo dei valori per dirli, per comunicarli e per renderli materiale di scambio con gli altri. Se noi diciamo male una cosa, molto spesso semplicemente non la diciamo. E la questione fondamentale di un linguaggio di buona qualità ha sostanzialmente due linee di tendenza, e poi mi taccio appunto dopo la violazione clamorosa che ho fatto al dovere di sobrietà. Dicevo, due linee fondamentali. L'una è quella della precisione del linguaggio, stando proprio ai suoi parametri generali della lingua, dell'uso della lingua. L'altro è la percezione del destinatario.
sapere con chi si sta parlando e costruire quello che si dice con rigore, ma con consapevolezza di chi ascolta. Un ideologo, non andrebbe citato, ma la frase è giusta, della destra americana e della comunicazione manipolatoria che la destra americana ha fatto e fa da molto tempo ormai, ha detto una cosa semplice e giusta: non è importante quello che dici, è importante quello che sentono. Paolo, sempre continuando su questo libro precedente, con parole precise, caro figlio scrive: scrivere bene in ogni campo ha infatti un'attinenza diretta con la qualità del ragionamento e del pensiero. Implica chiarezza di idee da parte di chi scrive e provoca in chi legge una percezione di onestà. Come sosteneva Italo Calvino, cercare di pensare ed esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile. Tu che hai a che fare con le parole sia come scrittore sia rispetto a tutte le tue attività, ma soprattutto in questo ultimo periodo, da quando conduci La Lingua Batte, che è un po', diciamo, la trasmissione che si occupa della parola in assoluto per Radio 3, ti riconosci in queste parole di caro figlio e soprattutto nell'affermazione di Calvino? Sì, mi riconosco molto nello sforzo che caro figlio fa ormai da tempo intorno a un ragionamento che purtroppo non è così diffuso, quello che richiamava poco fa, cioè il rapporto che c'è tra le cose che diciamo, che vogliamo dire, i valori che difendiamo e il modo appunto poi verbale in cui appunto li propugniamo. E naturalmente questo rapporto tra il linguaggio, la scelta delle parole e ciò che diciamo è fondamentale. Mi viene da dire, da aggiungere, che appunto nell'ultimo libro, in questo ultimo libro di caro figlio, ci sono, ce l'ho qua davanti, un paio di passaggi molto interessanti che appunto estendono il ragionamento, no? C'è un momento in cui lui parla della, ancora prima che della gentilezza, poi magari ne approfondiamo questo tema, perché mi incuriosiva molto anche il rapporto che istituisce con la mitezza, usata tra l'altro da Bobbio in un libro famoso che lui ovviamente cita, ma il tema delle domande, di cui parlavamo anche con Oscar poco prima di cominciare, cioè la capacità di formulare domande esatte, perché quello ci dà proprio secondo me la misura di quel principio d'esattezza, di precisione di cui parlava già Gianrico prima, cioè quanto più è esatta la domanda, tanto può essere interessante la risposta, ma dice lui, e qua sposta l'asse in un modo radicale, è più importante porre domande precise. Mi verrebbe da dire, poi magari Oscar tu stesso puoi sottolineare, perché è una cosa che aveva colpito anche te, che se non sappiamo fare domande precise, forse non sappiamo leggere la realtà, cioè non è detto che abbiamo bisogno di risposte e talvolta non possiamo proprio averle. Ma il modo in cui poniamo la domanda, in un discorso politico, in un discorso pubblico, il modo in cui proprio ci interroghiamo, l'esattezza, mi verrebbe da dire, sempre usando una categoria calviniana, con cui ci sappiamo interrogare sul mondo, determina, diciamo così, una sorta di ecologia del discorso, cioè più le domande sono giuste e più è possibile ragionare. E questo lui lo dice con grande forza in questo libro, e mi sembra che effettivamente finisco proprio perché si è creata una sorta di sproporzione ormai radicale tra quello che sentiamo e quello che sappiamo veramente, come se facessimo sempre pendere, diciamo così, la bilancia dalla parte di quello che sentiamo, anche se quello che sappiamo è troppo poco, insufficiente. Forse questo equilibrio, questo punto d'equilibrio, sta proprio nel modo di porre domande giuste, come dice lui, domande esatte, perché quella veramente è l'ago della bilancia tra ciò che tu senti, che è importantissimo per carità, e ciò che sai. E ciò che non sai, quindi. Ma oggi mi pare di poter dire, facendo naturalmente un'estremizzazione un po' marcata, che se comunque c'è qualcuno che sostiene appunto il fatto che la Terra sia piatta, adesso dico la cosa più scema del mondo, no, ovviamente, però significa che quell'equilibrio tra sapere e sentire non si è trovato, perché non sono state fatte domande esatte ancora prima che cercate risposte giuste, corrette. Quindi, ecco, io ovviamente conduco questa trasmissione che parla di lingua, però è evidente che non è così sentito purtroppo il tema, anche se il libro di Gianrico ovviamente ha avuto un grande successo, ha un grande successo perché lui, cioè, è uno scrittore obiettivamente tra i più amati e seguiti che abbiamo nel nostro paese. Però non dico che sia una voce solitaria, ma sostanzialmente questo punto qui del tono del discorso, proprio un livello direi acustico, e della precisione con cui si dicono certe cose, non è che faccia molti proseliti, mi pare, poi magari lui c'ha un'altra sensazione, però non vedo tante voci accanto alla sua che pongono da anni, come tu ricordavi, il tema dell'esattezza
delle parole, di una certa tonalità del discorso pubblico. Voglio solo ampliare la riflessione, alla domanda che fa Paolo Di Paolo, ma io vorrei aggiungere però prima un'altra cosa, che quello che più mi colpisce di Gianrico Carofiglio, quando lo ascolto, quando lo leggo, lo scelgo, è diverso. Uno sceglie i libri, diciamo, con i quali, secondo me, almeno per me, ha più afflato, quindi lo scelgo, so già che cosa mi aspetta. Mentre invece, quando lo ascolto in televisione, la cosa che mi colpisce molto è questa padronanza assoluta delle parole e questa capacità di arrivare al nucleo delle questioni senza tergiversare. Questa, diciamo, è una qualità che nella scrittura, diciamo, si può assecondare, si può limare. Nel linguaggio parlato riflette invece una grande preparazione alle spalle. E mi voleva associare e ampliare la riflessione di Paolo con una cosa molto semplice. Mi ha colpito molto anche a me questa, non mi ha sorpreso, ma mi ha colpito che lei nelle prime pagine scrive: la capacità di fare buone domande, cito a memoria, plasma il mondo e il futuro. E dato che io sono molto d'accordo su questa cosa, perché, come capita anche a Paolo, mi capita spesso di condurre delle discussioni come quella di oggi, soprattutto quando queste discussioni sono a più voci, mi rendo conto che nella preparazione dell'evento la capacità di formulare delle domande giuste alle persone giuste indirizza già quella discussione. Ma il tema delle domande è un tema fondamentale, diciamo così, nell'approccio alla modernità, mi verrebbe da dire, per una ragione molto semplice e molto complessa allo stesso tempo. La ragione è questa: noi siamo di fronte all'ignoto, siamo sempre, gli umani sono sempre stati di fronte all'ignoto, e di fronte all'ignoto ci sono diversi modi di porsi, qualcuno sicuramente giusto, qualcuno sicuramente sbagliato. Fra quelli sicuramente sbagliati c'è la tendenza, che nasce dal bisogno di placare l'ansia che l'ignoto ci procura, la tendenza a etichettare immediatamente tutto quello che ci sta attorno sulla base di categorie preconcette, che è evidentemente una fesseria, non trovo un'altra parola per dirlo, semplicemente perché il quantitativo di informazioni che sono lì fuori supera di gran lunga la nostra capacità di capire a prima vista che cosa sta succedendo. Jung diceva: pensare è molto difficile, ed è per questo che la maggior parte delle persone preferisce giudicare, e noi abbiamo di fronte, diciamo, nelle nostre vite individuali e collettive una prova, o meglio una sequenza di prove di questa idea, che poi ci porta a un altro concetto che nel libro è evocato, un concetto che ho trovato fra i più geniali nella riflessione, non dico filosofica, perché si trattava di un poeta e non di un filosofo, ma di una riflessione dal rapporto dell'uomo con il mondo. Ed è un concetto espresso da un poeta morto a 26 anni, peraltro qui a Roma, e cioè John Keats. John Keats aveva elaborato il concetto di capacità negativa, che sembra un concetto negativo, invece è un concetto straordinariamente positivo. La capacità negativa di Keats è quella attitudine dell'uomo o della donna che, di fronte all'incertezza, di fronte all'ignoto, di fronte alla complessità, sfugge al bisogno prodotto dall'ansia di etichettare, di individuare una soluzione ai problemi immediatamente, purché sia, di dare un giudizio, ma è capace invece di stare nell'incertezza, è capace, in questo senso negativa, di astenersi dal giudizio immediato per capire la complessità di quello che ci circonda, la complessità della verità, che anche su questo c'è, avevamo le citazioni, come forse voi sapete, nel libro c'è questa frase di Canetti che io ho trovato geniale a proposito del concetto di verità. Lui dice: la verità è un mare di fili d'erba mossi dal vento. Chi pensa che sia una roccia immobile non la capirà mai. Guardate quanto è poetica e quanto è precisa questa immagine. È poetica perché noi vediamo questo mare di fili d'erba mossi dal vento, e tutti quanti noi pensiamo all'esperienza che abbiamo avuto di una visione della natura così affascinante, ma al tempo stesso capiamo, senza bisogno di tante parole, di cosa si sta parlando. I fili d'erba sono molteplici, sono lì, sono tutti quanti lì. Il campo che stiamo osservando è uno, ma al tempo stesso è molteplice e soprattutto cambia a seconda di come cambia il vento. È uno ed è plurale.
che è la natura della verità con cui noi dobbiamo porci. Allora, perché non si pensi che ho cercato di fare il furbo e eludere il punto di partenza, cioè le domande, le buone domande sono le domande che non postulano una risposta esatta, ma quelle che aprono il campo a possibili risposte divergenti. Infatti, nel linguaggio di chi si occupa tecnicamente di queste cose, si chiamano domande divergenti. Ci sono le domande convergenti, quelle per cui c'è una risposta esatta, quelle dell'insegnamento autoritario di una scuola poco capace di immaginare con creatività il futuro dei suoi allievi. Invece ci sono le domande divergenti, che sono quelle che per definizione, in premessa, immaginano che più soggetti interrogati rispondano in modo diverso e che tutte le risposte possono essere a loro modo esatte. Resterei ancora su Carofiglio, perché poi su questo stesso tema, in relazione alle risposte di Carofiglio, vorrei sentire anche Paolo Di Paolo, della capacità di porre e di porsi domande. Diciamo, diamola per fatta, ne abbiamo parlato, lei poi ci introduce subito in questa discussione mettendo in campo la gentilezza e il coraggio. E uno si chiede subito, dice, vabbè, ma che c'entrano adesso la gentilezza e il coraggio con la consapevolezza, con le parole? Ecco, ce lo vuole spiegare? Sì, questo è un tema che, stavo usando una parola grossa, ma forse anche giusta, mi ossessionava da tempo. Questa idea dell'uso dello strumento della gentilezza, il concetto è da chiarire e cercheremo di farlo rapidamente, come metodica diversa da quelle consuete per affrontare i conflitti individuali e collettivi che sono inevitabili. E proprio dal concetto di conflitto noi dobbiamo partire per ragionare su che cosa significhi realmente gentilezza, al di là, diciamo, delle convenzioni, degli stereotipi o dei sinonimi non pregnanti, perché se noi guardiamo sul vocabolario troviamo cortesia, buona educazione, garbo, e certamente sono dei sinonimi, ma non sono quelli che ci interessano in questo caso, fermo restando che queste doti ci piacciono, ci piace praticarle, ci piace che gli altri le pratichino, ma non esprimono il concetto nella sua profondità di gentilezza, quello di cui io cerco di parlare. Quello di cui cerco di parlare è il riferimento a una metodica altamente sofisticata per entrare in contatto col conflitto e risolverlo il più possibile con meccanismi non distruttivi. Ma la premessa è: il conflitto è inevitabile e il nostro dovere civile e morale è quello di affrontarlo. In questo senso, Paolo prima evocava il celebre saggio di Norberto Bobbio, L'elogio della mitezza, che effettivamente nel libro è citato. Mi sono permesso, essendo, diciamo, insomma, avendo studiato e citato più volte, trovando la lezione di Bobbio formidabile e decisiva, mi sono permesso in questo caso però di esprimere una critica rispetto a quel concetto, sottolineando come la gentilezza di cui parlo nel libro sia diversa dalla mitezza di Bobbio. Bobbio parlando, pur essendoci alcuni aspetti in comune, ben inteso, ma Bobbio parlando della mitezza a un certo punto, e dell'uomo mite, dice che l'uomo mite si sottrae al conflitto per una percezione di vanità dei fini. A me questa parte non è mai piaciuta, devo dirlo con molta franchezza. Capisco il senso, ma colgo una sfumatura aristocratica che non amo, e soprattutto considero che un comportamento di questo genere rischia di tradursi in astensione dai doveri civili e dai doveri morali, perché il conflitto è inevitabile, ce lo diceva Eraclito, è stato lui il primo a dirlo, ma in realtà tutta la storia della filosofia e del pensiero è attraversata da questa constatazione. Il conflitto fa parte delle vite individuali e collettive, è fuori ed è dentro di noi, se uno soltanto pensa all'oggetto degli studi della psicologia da quando è nata, e all'idea, è un'idea soprattutto secondo me del più grande genio della psicologia, William James, anche fondatore della psicologia moderna, a mio modo di vedere più importante di Freud nella, per la nascita e l'evoluzione di questa disciplina, è stato il primo a enunciare l'idea della pluralità del nostro io, e quindi il conflitto interiore ed esteriore, e noi possiamo decidere sostanzialmente tre modalità di rapporto degli umani rispetto al conflitto.
La prima, l'abbiamo detta, è quella semplicemente di sottrarsi. Non va bene. C'è il rischio dell'indifferenza, c'è il rischio di una perdita di umanità nel sottrarsi al conflitto. Poi c'è la modalità consueta, quella che vediamo nella pratica politica, ma in molte altre, cioè quella dello scontro testa contro testa, forza contro forza, ottusità contro ottusità. Quando dico ottusità non mi riferisco alla mancanza di intelligenza, o in un certo senso anche sì, ma soprattutto al fatto che i gruppi, i soggetti che confliggono sono completamente ottusi rispetto alla possibilità che questo conflitto produca un cambiamento, produca una evoluzione del pensiero, cioè che la discussione, la conversazione progredisca. E poi c'è la modalità della gentilezza, che è appunto una pratica la cui essenza è la percezione dell'altro, cioè il contrario dell'ottusità. Il fatto che io posso essere, ed è bene che io sia, convinto delle mie idee, che non sia affatto remissivo, che vada incontro a chi la pensa diversamente da me, nella prospettiva che però potrebbe, anzi sicuramente ci sarà una parte della questione su cui ha ragione lui o lei e io no, e che una conversazione di qualità significa entrare in rapporto, non entrare in urto. E in questo senso il libro evoca il principio fondamentale di molte arti marziali, che è il principio di non resistenza, di cedevolezza. Io posso affrontare un avversario che mi spinge, spingendolo a mia volta, come accade in certe risse da osteria che poi degenerano, oppure posso accogliere, virgolette, l'avversario che mi spinge, cedendo, guardate il movimento che io faccio, spostandomi leggermente, lasciando che questo attacco fluisca e si disperda nel vuoto, compiendo in questo modo un'azione che ha una funzione duplice. Da un lato quella semplicemente difensiva, disperdere l'attacco, renderlo innocuo, ma poi c'è una funzione pedagogica. Così agendo io mostro al mio avversario che c'è un altro modo. E questa roba qui mette in circolazione una maniera possibile, maniera diversa. Vado a concludere per dire due parole del coraggio. Certo che per accettare di affrontare l'esistenza con queste modalità è necessario fare uno sforzo di coraggio, non è scontato, è molto più facile, diciamo, praticare il metodo tradizionale. Ci vuole coraggio per uscire dagli schemi convenzionali, ci vuole coraggio per vincere il rischio dell'indifferenza che è incluso nella opzione mi sottraggo al conflitto. Paolo, questa è molto affascinante, questo ragionare attorno alla gestione del conflitto. Io, sia quando leggevo il libro, ma ancora di più adesso, ascoltando Caro Figlio, mi è venuto in mente L'arte della guerra di Sun Tzu, che tutti penso, in molti almeno abbiamo letto, in cui, diciamo, possiamo riassumere in un concetto che l'ideale sarebbe sottomettere il nemico senza nemmeno combattere, e che in qualche modo, credo, un po' riassuma i concetti che ci stava trasmettendo Caro Figlio. Io in realtà, appunto, il passaggio del libro di Caro Figlio su Bobbio l'ho trovato molto interessante, perché quando avevo scoperto un tempo fa L'elogio della mitezza, effettivamente io stesso mi ero specchiato in molte delle considerazioni che fa Bobbio, ma non avevo opportunamente considerato quel passaggio. Quindi devo dire che la chiave che dà lui, cioè di remissività in qualche modo, che ha anche quel tratto aristocratico, ma mi ci fa pensare lui, appunto spiegandolo, appunto dà la gentilezza, come la interpreta Caro Figlio, un connotato leggermente diverso rispetto appunto a quello che dà Bobbio alla mitezza. Forse questa gentilezza è un orizzonte un po' più largo e un po' più dialettico, potremmo dire. Quindi quel punto veramente per me è stato molto 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 importante, quel passaggio lì. E aggiungo che la dimensione che viene sottolineata ovviamente ha anche a che fare con le arti marziali, che Caro Figlio conosce bene, quindi da un certo punto di vista anche nella prossemica si intuiva questo, no? Questa sorta di conflitto gentile, dove appunto si mantiene un rispetto ferreo delle regole. Quello è un basso continuo un po' di tutta la riflessione del libro. Però una dimensione che a me è interessato moltissimo e sul quale mi piacerebbe comunque sollecitarlo anche in questa occasione è la dimensione dell'ascolto. Perché sono convinto anch'io, questo è naturalmente trascurabile che sia convinto anch'io, ma lo dico solo per introdurre il ragionamento, che ascoltare sia una dote essenziale. Mi era capitato
per l'Espresso tempo fa, quando insomma il giorno settimanale si apre con una parola, insomma, di proporre appunto alla direzione, penso diversi mesi fa, proprio la parola ascoltare. Mi sembrava che fosse quella decisiva, e ripeto, evidentemente non ero il solo ed ero in ottima compagnia, ma perché continuo a interrogarmi, se non ossessivamente, anche io abbastanza quotidianamente, su quale possa essere poi l'efficacia di questo ascolto. Voglio dire che da un punto di vista teorico, programmatico, la dimensione dell'ascolto, per come Caro Figlio poi la cala anche in una dimensione politica, è fondamentale, e nello stesso tempo si presta all'obiezione di chi la percepisce come in qualche modo passiva, preliminare. E tutto questo lo dico perché magari adesso Gianrico può spiegarci, no, qualcosa che già dice nel libro su che cosa intende per ascoltare, per la dimensione dell'ascolto, soprattutto quando si fa politica. Però so benissimo che lui è consapevole di come ha prestato il fianco più volte, in questo ragionamento e anche in altri, alla critica facile di chi gli oppone la categoria di buonismo, che ormai è un po' tarda, ma in ogni caso, no, di una sorta di retorica troppo facile, quella di ascoltare anche il tuo peggiore interlocutore. Io invece sono convinto, cioè devo dire che mi persuade del tutto il suo ragionamento, però so che c'è sempre qualcuno che poi ti dice: vabbè, sì, ma ti metti a ascoltare l'elettore di Trump. Secondo me sì, obiettivamente sì, ancora prima di dirgli quello che pensi tu. Ogni esercizio d'ascolto, e infatti anche l'elettore lontano da noi, l'elettore di Salvini, l'elettore della Meloni, lontano da me, quanto dico adesso non voglio coinvolgervi, voglio dire lontano da me, però sento che c'è una necessità di ascoltarlo, e che quello che è mancato obiettivamente in questi mesi e anni è proprio qualcuno che si mettesse lì e si mettesse nella posizione dell'ascoltatore. Quindi io ho semplicemente, come dire, messo sul tavolo alcune questioni, ma mi piacerebbe che lui ce le illuminasse anche seguendo il ragionamento, e soprattutto mi dicesse come ci si può parare, a proposito di parare colpi, appunto, bene dall'obiezione di chi ti dice che sei buonista o qualcosa del genere, perché ti metti in questa condizione, posizione dialettica, di ascolto, e non appunto aggressiva in sostanza. Allora dice: ma che, non vuoi difendere le tue idee se ti metti ad ascoltare? Vabbè, ma come fai a difendere le tue idee se non ascolti l'altro? Insomma, sembra abbastanza chiaro il ragionamento, ma lascio a lui ovviamente la parola. Io allargo ancora il campo, nel senso che ovviamente mi ero preparato delle buone domande, e questo per tornare al tema, però discute, per esempio questa cosa che leggo adesso non l'avevo messa in campo, perché pensavo che nei 50 minuti non germinerà, però ci sta, e l'aggiungo soltanto la riflessione. A pagina 37 scrive Caro Figlio: l'atteggiamento snobistico di taluni appartenenti agli schieramenti progressisti consiste nel non capire, nel rifiutarsi di capire, che il populismo affonda le sue radici e trova il suo consenso non semplicemente nell'ignoranza e nella rozzezza, che certo in alcuni casi ci sono, ma anche e soprattutto in un senso di profonda delusione per una promessa non mantenuta di uguaglianza. E aggiungo un'altra cosa, che è una specie di assist a questa accusa di buonismo, no? In questo libro molto spesso Caro Figlio mette tra parentesi alcune cose, in questo caso mette tra parentesi che certo in alcuni casi ci sono, quasi a rimarcare, a rispondere a Paolo Di Paolo, per dire: no, guarda che quelli, i populisti, sono rozzi, però ragioniamo in termini più generali. Io devo dire, mi è sempre divertito, no, proprio sempre no, qualche volta mi ha leggermente irritato, ma insomma la accusa anche qui spesso implicita di buonismo, di fare della teoria, quando il mondo reale invece è, come diceva il noto pensatore ex ministro Formica, il mondo reale della politica è sangue e merda. Mi ha sempre, diciamo, quasi sempre divertito, e io cerco di rispondere in modo obliquo. I miei figli e anche altri a volte mi chiedono perché vada con una qualche frequenza nei dibattiti televisivi, quando a volte gli interlocutori sono effettivamente un po' imbarazzanti da quel punto di vista. Io ti vado proprio per dimostrare che il buonismo non c'entra nulla, e se qualcuno, diciamo, ha gusti perversi, si può riguardare qualche filmato di questi dibattiti per verificare come non ci sia in nessun modo alcuna pratica di questa parola, che peraltro detesto, e che la
pratica della gentilezza nell'accezione di cui abbiamo parlato prima, cioè di virtù guerriera, è uno strumento efficacissimo, non è soltanto uno strumento etico. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto prima del combattente, quello che lo spinge, chiarendo prima di tutto che l'equivalente dell'ascolto attivo nelle relazioni con gli altri, nel combattimento, è l'attenzione presente a quello che fa l'altro. È la stessa cosa, io guardo quello che fa invece di prendere l'iniziativa. Sono in un atteggiamento vigile, quando ascolto sono in un atteggiamento vigile, quindi è tutto fuorché passivo, poche cose sono più attive dell'ascolto intelligente. Quando sto combattendo, guardo, osservo, percepisco quello che sta attorno a me senza presupposizioni, senza decidere prima che cosa dovrò fare. Questa è la chiave fondamentale. Allora l'avversario mi spinge o mi attacca, mi colpisce, cerca di colpirmi con un pugno. Io faccio il movimento che ho detto prima e, come vi dicevo, in questa maniera neutralizzo l'attacco e lancio un messaggio pedagogico. Guarda, si può fare in un altro modo. Non si è ancora fatto male nessuno. Proviamoci in un'altra maniera. Il passaggio successivo dell'arte marziale, che se quello insiste, si ricorre a meccanismi un pochettino più decisi per neutralizzare in maniera conclusiva quell'attacco. E questa è la mia risposta all'accusa di buonismo. Anche nel dibattito vale esattamente la stessa cosa. Io ti concedo il beneficio del dubbio, ti concedo. È giusto che sia così, non è una mia concessione. Sono disposto ad ascoltare quello che dici fino a quando quello che dici mi parrà, ancorché errato, il frutto di un atteggiamento in buona fede e rispettabile. Quando immediatamente percepisco la malafede, cioè, rientrando alla metafora, il fatto che continuerai nonostante ti sia stato spiegato che quello è il modo sbagliato, ci sono meccanismi più convincenti. Nel libro, infatti, a un certo punto, non molti l'hanno notato, si dice che la gentilezza è uno strumento per rendere il dialogo, risolvere i contrasti in maniera non violenta o la meno violenta possibile. Ci sono dei casi in cui è necessario, al passaggio successivo, esercitare energia più intensa, ma è il principio di fondo, e cioè che non si parta col dibattito, con lo scontro, nella prospettiva di eliminare l'avversario, è quello che consente di attivare tutta quanta una catena di comportamenti diversi e virtuosi. E io sono molto convinto della forza, la capacità di propagarsi delle buone idee, delle buone pratiche. Il concetto di epidemia, di cui tanto si parla oggi per ovvie ragioni, è un concetto estremamente interessante anche quando lo si riferisce ad altro e quando lo si riferisce a cose non solo negative ma anche positive. Suggerisco a chi ne ha voglia di studiare e leggere quello che ha detto, per esempio, un brillantissimo giornalista, divulgatore scientifico, particolarmente originale, come Malcolm Gladwell, in un libro che si intitola Il punto critico, in cui lui parla delle epidemie sociali, nel bene e nel male, e mostra come le cose possano cambiare nel bene e nel male in maniera fulminea per effetto di comportamenti giusti che sono capaci di propagarsi. Magari, se ne abbiamo voglia e tempo, vi racconto alla fine, se c'è tempo, qual è la mia storia preferita su una epidemia benigna che ci dimostra come si può cambiare il mondo oggi, non domani, o fra una settimana, o fra 6 mesi, o fra 20 anni. Su questa chiudiamo allora, su questo bel esempio. Invece volevo affrontare altre due questioni. È un libro, questo, appunto, che puntualmente, passo dopo passo, ci accompagna in questo combattimento, no? in questa ricerca del dialogo, partendo però, mettendo dei punti fermi. E una caratteristica ve l'ho detta prima, a meno che ho colto io, questa di mettere tra parentesi, di puntualizzare alcune cose. L'altra è che è un libro molto circostanziato. Ogni volta che Carofiglio fa un'affermazione, in maniera adeguata cita anche un esempio, con nomi e cognomi. Io ne cito tre e vorrei che poi lei ci scegliesse uno di questi tre o tutti e tre per dirci perché li ha scelti. Quando parla dell'onere della prova, parla ovviamente di Donald Trump e della grammatica da scuola elementare di Donald Trump,
della esperienza molto negativa di Colin Powell e la guerra nell'Iraq e delle bugie di Salvini sui 10 vaccini. E per ognuna di queste tre, diciamo, di queste tre racconti che lui fa, ci spiega di come sono abili invece questi manipolatori, diciamo, del pensiero a schivare sempre l'avversario. E a caro figlio, sì, poi volevo sentire anche Paolo su questo. E appunto, e qui ancora una volta le metafore di combattimento sono utili, è vero, sono abili a sgusciare, bisogna anche essere bravi a immobilizzare, intendo dal punto di vista dialettico l'avversario. Per immobilizzare dal punto di vista dialettico l'avversario bisogna conoscere i suoi trucchi, bisogna sapere che cosa fanno i manipolatori professionali, chiarendo in premessa un equivoco spesso diffuso anche fra persone che si occupano in modo professionale di questi temi, è che una cosa è un bravo comunicatore e un'altra cosa è cos'è un manipolatore più o meno esperto, più o meno efficace. Queste due figure vengono spesso confuse, ma vanno distinte, perché il comunicatore è colui il quale o colei la quale trasferisce dei contenuti, racconta al resto del mondo il suo sistema di valori in maniera efficace, come si dovrebbe, comunque la si pensi. Il manipolatore non ha nessun valore da raccontare. Il manipolatore è colui il quale o colei la quale fa nel mondo della politica o comunque delle relazioni sociali la stessa cosa che fa il baro al tavolo da gioco. Gioca con le carte truccate, manipola le carte, dà l'impressione di un gioco regolare, quando invece il gioco è irregolare, quindi è perso in partenza dagli altri, se non sono capaci di individuare il momento in cui costui o costei fa il trucco. Cioè sapere quali sono i trucchi. Ci sono due capitoli del libro che parlano delle fallacie del discorso. Le fallacie è una parola tecnica che allude a tutte le inconsistenze, agli errori logici, agli errori di ragionamento che caratterizzano i discorsi, e questi errori sono a volte inconsapevoli, cioè sono errori proprio, cose che facciamo, può capitare che facciamo tutti quanti per scarsa consapevolezza delle regole del buon ragionamento, e in altri casi spesso sono invece delle trappole, dei trucchi, degli imbrogli deliberatamente inseriti in un discorso dall'apparenza corretto per trasformarlo in una macchina truffaldina di manipolazione degli interlocutori. Bisogna imparare, come per tutto quanto, bisogna imparare che cosa succede e bisogna imparare come si fa. In questo caso il come si fa è relativamente semplice. Se io so quali sono i trucchi degli imbroglioni della politica, so come li tirano fuori, so come parlano, dove sono collocati, potrò vederli. Se sto dibattendo direttamente con loro, potrò dichiararlo in maniera espressa. È una cosa che io ho fatto qualche volta anche in televisione, dire: guarda, qui stai facendo, il trucco è qui, signori del pubblico, non crediate che questo signore c'ha quattro assi in mano perché li ha avuti regolarmente, ma ne ha tirati fuori due dalla manica, e la manica è lì, se sei in pubblico, e se sei in privato, questo è un modo, a volte anche per ricondurre chi pone in essere delle fallacie in maniera involontaria, e comunque per spezzare il gioco, ripeto, della manipolazione dialettica in tutti i campi. Questa dell'apprendimento, della necessità di studiare, è un'altra delle questioni, come dire, dell'etica pubblica. Non si diventa cittadini, e dico cittadini senza aggettivi, perché mi verrebbe da dire cittadino consapevole, ma il cittadino o è consapevole o non è, se no è suddito, non si diventa cittadini se non ci si impegna, cioè se non si avverte la responsabilità del vivere in comunità, che questo comporti una serie di doveri, alcuni che hanno a che fare con noi stessi e altri che riguardano gli altri. Fra questo che bisogna stare attenti, bisogna studiare, non bisogna bersele, passatemi l'espressione, non bisogna accettare le verità precostituite. Per fare questo ci sono tante metodiche, e un po' alcune le abbiamo individuate in questa nostra chiacchierata: le buone domande, l'attenzione vigile, l'ascolto, il sapere dove si nascondono i trucchi. In generale l'idea di essere vigili, ancora una volta i maestri di arti marziali dicono che l'attitudine del combattente è avere la mente come una superficie di acqua limpida e calma. Pensate, una bellissima metafora, capace di riflettere quello che c'è fuori. Se sei capace di riflettere quello che c'è fuori in maniera corretta, come fa l'acqua calma, sarei capace di reagire in maniera corretta. Se l'acqua è agitata, se l'ego, cioè,
è predominante, quello che si riflette sull'acqua è diverso da quello che è fuori e la reazione sarà inadeguata con quello che ne deriva. E Paolo, mi pare che ci sia la capacità da parte di Carofiglio di dare un nome alle cose. Mi è capitato spesso, diciamo, discutendo al lavoro, diciamo, o con degli amici, quando i sondaggi davano Salvini al 40%, e quando mi si diceva appunto, però è un bravissimo comunicatore Salvini, io non avevo fatto questa distinzione tra comunicatore e manipolatore, però diciamo a parole mie ho sempre risposto, no, ma guardi che non puoi dire che è un bravo comunicatore, io mi soffermavo a dire è un cattivo comunicatore, perché il contenuto di quello che lui veicola è un contenuto negativo per la società, è un contenuto che non dà nessun contributo. Mi pare che questa divaricazione tra comunicazione, comunicatore e manipolazione e manipolatore sia, diciamo, una bussola da tenere presente non solo nella vita privata, ma come giustamente ha detto Carofiglio, nella vita pubblica. Assolutamente, e poi anche, come dire, una sorta di autovigilanza però che riguarda proprio chi sta nel mondo della comunicazione, di non cedere a certi meccanismi appunto di manipolazione. Voglio dire che devi riconoscere il manipolatore nell'altro, devi riconoscere eventualmente la tendenza a manipolare che può albergare anche in te. E questo naturalmente è un principio, diciamo così, di nuovo, di esattezza e di trasparenza. Visto che non mancano molti minuti, anche io ero curioso della cosa che voleva raccontare Carofiglio alla fine, volevo porre un ultimo tema, magari solo toccandolo, sfiorandolo, però mi sembra anche questo molto importante, soprattutto ora. Lui a un certo punto del libro, sempre seguendo il filo delle domande, dell'importanza delle domande, scrive così: le società capaci di accettare la proficua incertezza che deriva da una sistematica interrogazione al potere nelle sue diverse forme sono quelle capaci di evolvere, affrontare le crisi inattese, rimuovere i pregiudizi che impediscono il progresso, abbattere i muri che limitano il pensiero collettivo. Cioè, questo è un passaggio, mi sembra, importantissimo ora, per due ragioni. La prima è che appunto siamo sempre dentro il discorso di una consapevolezza che ci rende cittadini, che non ci rende subalterni. Cioè, quando ogni volta, e Gianrico ben più di me, cioè, ci viene chiesto perché leggere, perché dobbiamo leggere, dobbiamo sempre essere testimoni e testimonial della lettura, la cosa più semplice sarebbe rispondere questo, cioè se tu vuoi essere un cittadino consapevole, lo strumento del leggere, ma non leggere solo romanzi, leggere significa in qualche modo appunto non accettare una subalternità al linguaggio della manipolazione o al linguaggio del potere. Dunque dice lui che porre domande diventa un'attività sovversiva, e questo è straordinariamente detto. Però l'altro punto sul quale volevo fermarmi un secondo è l'incertezza. Cioè lui dice la proficua incertezza. E io ho visto la copertina di Time dell'ultima settimana, no? È abbastanza forte nella sua semplicità. C'è scritto 2020, c'è una croce sopra e c'è scritto the worst year ever, il peggior anno di sempre. Io non lo so se il 2020 è il peggior anno di sempre, però sicuramente è stato un anno brutto e faticoso per tanti su questo pianeta. Allora, è un anno soprattutto di grandissima incertezza che ci lascia in una spaventosa incertezza. Non è questione di uscire dalla crisi sanitaria, è questione di capire che mondo vivremo da qua ai prossimi 10 anni. A me sembra molto importante che uno scrittore dica che l'incertezza può essere perfino proficua. Questo non toglie niente, naturalmente, al disorientamento, ai dubbi, al lutto laddove c'è stato, la paura. Però una società che pretende di non vivere l'incertezza mi sembra che sia una società più pericolosa, non so come dire. Adesso non voglio sovrainterpretare quello che Gianrico ha scritto e quindi gli lancio la palla su questo, però mi pare che lui tenga molto ferma la barra a dire non possiamo pretendere la certezza, e in qualche modo, anche se è un'incertezza così spaventosa, così radicale, solo se la società è capace di accettarla quell'incertezza, perché non stiamo soltanto interrogando in questa fase le forme del potere, non stiamo soltanto interrogando le forme della società, stiamo interrogando pure noi stessi come esseri umani sulla crosta del mondo. Se accettiamo questa incertezza, il valore anche in qualche modo dell'incertezza, appunto evitiamo dei rischi di certezze che sono sempre molto poi al limite, no? Appunto dell'autoritarismo, di forme perverse del potere, rassicuranti, ma torve, lugubri. Non so appunto se Gianrico sto sovrainterpretando, però voglio dire, non ti voglio far dire che l'incertezza è positiva in tout court, però mi pare che il tuo ragionamento vada un po' in questa direzione. No, io non solo non mi stai sovrainterpretando, ma io dico che l'incertezza è positiva tout court, è l'unico strumento che abbiamo per porci in maniera efficace rispetto al reale. La convinzione di avere
delle certezze, che è una convinzione illusoria, una forma di pensiero magico in generale su come va il mondo, su quello che accadrà, il tono oracolare di taluni esperti che ci dicono cosa succederà e cosa dobbiamo aspettarci. C'è uno psicologo americano che ha fatto una meravigliosa ricerca, si chiama Philip Tetlock, sulle previsioni degli esperti in tutti i campi, analizzandone parecchie decine di migliaia, e ha verificato che l'indice di precisione delle previsioni degli esperti è inferiore al lancio della monetina. Questo vuol dire che gli esperti non sono competenti? No, gli esperti sono competenti, quelli esperti davvero, nel loro campo, ma il mondo è troppo complesso anche per gli esperti, e quindi in generale le previsioni vanno fatte con estrema cautela, tenendo conto delle variabili che non conosciamo e non possiamo conoscere, cioè l'ignoto non noto, per usare un'espressione. Ora non stiamo a raccontare la storia di questa espressione, la fonte è piuttosto equivoca, ma l'espressione è bella. Quindi bisogna accettare il fatto che c'è un mondo complicato, che non capiremo del tutto, ma rispetto al quale dobbiamo agire tenendo conto degli altri, e dobbiamo cercare di produrre dei cambiamenti. Dobbiamo accettare l'idea che i cambiamenti si producano per tentativi. Questo ci induce a un'idea, a un senso della fallibilità come cosa positiva. Percepire la nostra fallibilità, percepire il fatto che non possiamo conoscere tutto, che chi crede di conoscere tutto semplicemente è un illuso. C'è una frase che io adoro di John Kenneth Galbraith, l'economista, che disse: taluni operatori di borsa avrebbero guadagnato molto di più se non avessero avuto accesso a informazioni riservate. Guardate, è geniale. L'idea è che costoro pensavano di sapere tutto per via delle informazioni riservate, e questo non aumentava la loro capacità di agire con correttezza, aumentava solo la loro illusoria sicurezza di agire nel mondo in un certo modo. Questo ci introduce molto, credo, in maniera molto lineare al racconto che vi avevo promesso. Prego. Mi siete d'accordo? Sì, siamo d'accordissimo. La nostra conversazione è una storia bellissima, vera, risale al 1990. Nel 1990 fu inviato in Vietnam, dove esisteva un gravissimo problema di malnutrizione infantile, gravissimo dappertutto e spaventosamente grave nelle zone rurali. Fu inviato un funzionario di Save the Children di nome Sternin per cercare di affrontare il problema. Ora considerate, si trattava di un uomo solo che arrivò nel paese e appena arrivato fu ricevuto da un alto funzionario ministeriale che gli disse, senza troppi giri di parole, che lui non era gradito lì, che avevano dovuto accettarne la presenza per ragioni diplomatiche, ma che se nel giro di 6 mesi non avesse prodotto dei risultati, sarebbe dovuto ripartire. Ora, guardate la situazione. La malnutrizione infantile in un paese del terzo mondo dipende da ragioni strutturali enormi che hanno a che fare col sistema. Sono la miseria, sono la scarsità di acqua potabile, la scarsità di cibo, l'ignoranza delle regole elementari dell'igiene alimentare. E quindi cosa può fare un singolo, cosa può fare anche una struttura in un tempo così breve di fronte a un problema del genere? Ragionando secondo le regole convenzionali, secondo l'idea noi sappiamo di questo, quello che sappiamo, quindi è inutile, lui doveva fare le valigie il giorno dopo. Lui non le fece. Cominciò a visitare i villaggi dove c'erano tutti questi bambini malnutriti, ma fece una cosa paradossale, il contrario di quello che ci si aspetterebbe. Non andò a cercare i bambini malnutriti, andò a cercare i bambini ben nutriti, perché in tutti i villaggi ce n'era qualcuno. A parità di condizioni di ricchezza, o meglio di povertà, a parità di condizioni di igiene, o meglio di mancanza di igiene, e via discorrendo. Alcuni bambini in ogni villaggio stavano bene ed erano ben nutriti, erano in forma. Perché? Lui si chiese. Lui non si chiese perché c'è il problema, ma perché da qualche parte c'è un pezzetto di soluzione. Perché i bambini ben nutriti erano ben nutriti? Lui andò a parlare con le madri degli uni e degli altri e scoprì che i bambini ben nutriti ricevevano il loro cibo 4 volte al giorno, coerentemente con le regole, con il metabolismo di questi bambini, anche se le mamme non lo sapevano. Gli davano da mangiare 4 volte al giorno, mentre gli altri ricevevano il cibo solo 2 volte al giorno, l'orario in cui mangiavano gli adulti. Le mamme dei bambini ben nutriti non li abbandonavano con la ciotola in mano aspettando che mangiassero, e se non mangiavano si disinteressavano della questione, ma li imboccavano se i bambini non mangiavano e preparavano il loro cibo inserendo 2 alimenti che la tradizione alimentare
vietnamita riteneva non adatti ai bambini, cioè un certo tipo di patata dolce e un certo tipo di gamberetto di fiume. Entrambi questi alimenti fornivano gli elementi nutritivi, in particolare le proteine, necessarie ai bambini per crescere in salute, anche in quelle condizioni di estrema difficoltà. Dopodiché scoperto quello che le madri virtuose facevano, cioè scoperta la soluzione all'interno del sistema malato, in ogni villaggio lui organizzò delle assemblee in cui le madri virtuose spiegavano alle altre come dovevano fare, cioè spiegavano quello che facevano loro. E la faccio breve perché la storia è bellissima, è anche un po' più lunga. E alla fine dei 6 mesi tutti i villaggi che lui aveva visitato avevano visto una riduzione, una sparizione dei casi di malnutrizione, e potete giurarci che lo fecero rimanere nel paese. E questo approccio, io trovo meraviglioso, fu quello che consentì di risolvere il problema della malnutrizione infantile in quel paese. Vedete, un'epidemia positiva, un'idea che è esattamente il contrario di quello cui abitualmente si pensa. Non cerchiamo di riparare quello che è rotto, cerchiamo di far diffondere quello che funziona, perché come un'epidemia benigna cambierà il mondo. E io credo che questa è la strategia, dovrebbe essere la strategia dappertutto in questo paese, più che dappertutto, per cambiare la politica, il mondo e i rapporti fra le persone. Vedere cosa funziona, riprodurlo e mettere in moto un'epidemia in modo che la parola che siamo stati abituati a temere diventi una parola positiva per noi tutti. Se volete soddisfare ancora altre curiosità, imparare tantissime altre cose, ma soprattutto leggere altri libri, perché all'interno di questo libro, come ogni buon libro, Gianrico Carofiglio ci suggerisce anche delle letture. Abbiamo discusso del futuro delle parole partendo dall'ultimo libro di Gianrico Carofiglio, della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose. Grazie Paolo Di Paolo per aver voluto essere con noi alla chiusura praticamente della 16ª edizione di Lector in Fabula. Speriamo di vederci l'anno prossimo dal vivo a Conversano a settembre e magari concludere come spesso abbiamo fatto, diciamo, mangiando delle orecchiette o delle cose tipiche di Conversano. Grazie. Grazie a voi per l'occasione. Grazie, grazie, grazie anche a lei, Gianrico Carofiglio, e ci vediamo l'anno prossimo. A voi tutti, grazie per averci seguiti in tantissimi durante questa edizione del Festival. Non andate via però, perché dopo una brevissima sigla ci sarà il direttore del Festival, Filippo Giannuzzi, che ci saluterà tutti collettivamente. Arrivederci. Grazie. Grazie Gianrico. Grazie, grazie a te.